Ciao bella gente, io sono Pimot, benvenuti sul mio canale. Raga, mi vedete con un joystick in mano. Il gioco di oggi si chiama Dead by Daylight. E io non so un cazzo di nuovo. Neanche io, perché io come sempre i giochi né li provo né guardo gameplay prima. Però scrivo gioco horror, dico cazzo questo mi ispira, proviamo. Premix per continuare. Tutorial sopravvissuto. Impara a sfuggire all'ira del killer. Tanto dobbiamo farlo per forza perché adesso è bloccato. Noi fuggiamo da un killer, sempre meglio che dalla reina. Ai comandi dell'entità, Dead by Daylight è un gioco asimmetrico, strutturato in prove a cui partecipano 4 sopravvissuti e un killer. Ok, quindi a sto giro siamo il sopravvissuto. Nei panni del sopravvissuto devi nasconderti dal killer e al contempo attivare i cancelli d'uscita riparando i generatori. Questo tutorial ti insegnerà le basi necessarie per fuggire. Sai che Flash mi ha ricordato forse il primo Resident Evil. Vero, sì. Ok, quindi fatto il tutorial possiamo andare a giocare come sopravvissuto. Vediamo se riusciamo a sopravvivere al killer. Bello, sei bello sbragato. Sì. Cintura mezza, cioè camicia fuori. Ma perché nella parte del tutorial faceva vedere come si cura, ma facciamo spoiler, poi vi faccio. Oh, partita subito, molto bene. Oh, vediamo. L'assassino è pronto? Sì. Allora. Vediamo con chi siamo. Siamo con Nia Kelson. Sei solo con tipe. Meg Thomas. Io fossi te. E Andrei... Due Meg Thomas ci sono. Due Meg Thomas. Sì. Ah, gemelle. Proprio in tutto. Una è una strega, witch. L'altra penso sia ucraina. Guarda. No, ok, però una è strega e l'altra ucraina. Devo dare pronto. Sì, dai pronto e niente, fatti curare prima possibile. Sì, perché io così, nel dubbio mi farei curare. Sì. Poi capirete perché. Se da pronto, quella lì, grazie. Tu sei in uno stato pietoso. Allora, vediamo. Concentrazione, perché qua è molto difficile secondo me. Ti ricordi cosa devi fare? Sì, accendere il generatore. A preparare il cancello e scappare da killer. Sì, ok. Devi camminare lento. Lento, se no lui mi sente. Alla S della stazione di polizia di Raccoon City. Ma è copiato da Resident Evil? Secondo me sì. Piano. Com'è già che si... Ah, così ci siamo. Ah, ti ricordi i bancali, cosa servono sì, poi? Sì. Ma vaffanculo che c'è. E io però... Ma perché? No, io... Ma io lo metto giù, perché se così se passa almeno non si può più rialzare, no vero? Allora. E là dentro c'è qualcosa nel baule. Dove? Qui. Lì? Ah, sblocca. Ma tu sei. Cioè. Io sai cosa stavo. Stai facendo? Sì, ma stavo cercando il generatore subito. Ma calmati, magari devi fare delle cose prima. Oh, prendi un kit. Oh, grazie. Porca troia! Via, via, corri! Come corre? Cazzo, non so come. Ma R1. Ma scusa, recupera. Cioè, c'era scritto che il mio battito cardiaco. Ma che recupero, guarda che micia che mi ha piantato. R1. All'enigmista, dai, Sou! Divincolati. Ma pesa. Ma ha messo la maschera di Sou. Quella di Amanda. R1. Oh, venite. No, R1 prova a fuggire, sai che poi tac, ci muoio. È là che arriva. Vieni. Dai, oh. Vedi dai. Che arriva. Curala. No, mi cura. Mi curerò solo. Vabbè. Cosa ti ha messo? Ma torna di nuovo. Torna di nuovo, sto pezzo di merda. Perché senti che il mio battito cardiaco. Sali su. Ma vedi qualcosa in mappa, eh? Vieni dietro. Sì. Ma io vorrei curarmi. Ah. E c'è tutto imbrattato di schifo di sangue. Cosa ti ha messo in testa, scusa? Via, vai! Via! Sinistra! Vai! Da lì? Ma vai nel buco? Sono caduto, non so. Sono caduto, scusate. Vai! Ma c'entri le porte! No! Ma c'entri le porte! No! E via, levati! Ma scusa, ecco, bravo! Oh! Ti prendono quelle, scusa. Perché sta pigliando solo noi, scusa? Senti il battito cardiaco. Ma guarda di là, per favore. Pezzo di merda, hai visto? Ma perché non le becco? Ma c'è Witch che appesa al palo. Dov'è appesa? Vedi che mi dà lì nella minimappa. Nella minimappa lì ci sono i giocatori. Boss Dema, Witch. Quello è il nome comprensibile, King Gaine. Ma no, anche te Boss Dema hai lo stesso coso. No, però vedi che quella c'è due ali di fianco. Ah, ok. Secondo me quello pesa. Dire.
Guarda questo, ma non può correre questo, dai. Giro tondo. Guarda che stupidi. Vai di lì. Salta. Salta di nuovo. Ok. Purifica totem. Ma è il caso di fare le pulizie adesso? Ma non lo so, magari serve qualcosa, magari. Ma che cazzo me ne frega di pulire il totem? Arriva. E sono a basso. Morta quella. Ma c'era qualcosa lì? Abbassati, guarda. Ripara, generatore. Ma riparatelo in due. Ma scusa. Ma no, non mi aiuta, sta stronza. Oh, dammi una mano. Ma non vedi che questa sta solo lasciando tracce per il killer? Via. Fai? Me lo sentivo perché c'era troppo rumore di battito cardiaco. Divincolati. Pezzo di merda. Cosa sono tutti questi spunciumi? Oddio, non sta venendo da guarda, guarda, pare. Guarda. Vai. L'ho sbagliato. Ma allora sei un cretino. Devo anticipare un po'. No, Simone! Grazie, l'ho schiacciato, giusto! Brava, grazie! Mi curi? No, grazie. No, ma che... Ma cosa stai facendo? Ma cosa stai facendo, scusa? Guarda che là che l'ha preso. Ho capito, ma tu cosa... Nel frattempo ne approfitto, ma come la curi, scusa? No, mi sta curando lei. Ti sta curando? Dai! Porca vacca, via! Io ti lascio lì, ti curi dopo. Lì c'è un generatore. Eh sì, ma cazzo, è lì sotto. Arriva. Vabbè, ma no. Scusa. Ma così? Proto. Cioè, non capisco. Non è tanto semplice come gioco. Io ho fatto il tutorial, ma non mi sembrava così difficile il tutorial. Allora, ragazzi, questo potrebbe essere un gioco veramente di merda. Sì. Che non ha senso. Adesso io con chi sono? Allora. Ah, con William Bill Overbeck, okay, allora, Meg ciò. Thomas sempre e David King. Chi è? Lì chi è? Findus, Capitan Findus, poi? Lì David King, detto David Ice King. Cube. Ice Cube? Sì. Okay. E lì è Zrminga. Perché scusa partono tutti con qualcosa e noi partiamo con una camicia fuori dai pantaloni e un'aria da ragioniere fallito? Non lo so. Bello qua questa ambientazione. Ma sì, per fare un'indagine di costanti. Ah, lì c'è l'altro. Ma io sai cosa ti dico? Adesso io sto attaccato. No, bella, no. Madonna! Che cazzo di sensibilità! No, io sto attaccato. E te l'ho detto, a lei. Che me strano. Ne frega un cazzo, così se esce becca lei. Cercate sto generatore. Sì, sì, vai, cercala tu. Io ho visto qualcosa là, Ma vai a fare in culo! Ma vai a fare in culo! Tieni premuto L1, così corri. Sì, 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 ma cosa è uscito? Ma allora ammazza. Capito? Ma perché ho dovuto prenderlo io subito sto bastardo con la campana? Questo è diverso rispetto a quello di prima, Questo è un coglione. Divincolati, LS. Sì. No, questo tasto qua. LS. Sì, è il joystick di sinistra. Non fare fuggire da solo perché sennò lo sai che ti si pianta ancora di più sta roba. Sì, ciao. Qua se non mi si incula nessuno, sono fottuto. Vedi, due sono là che riparano, l'altro il là. Il terzo è là e non c'è... Ah, vedi, voilà, peso pure Ice Cube. Aiuto, voilà, sta bruciando. Preso, vedi, Ice Cube. Vai, vieni, va. Oh, grande Findus. Oh, fatti curare. Cura? Come curo? Dovrebbe curarti lui, scusa. Tu mi puoi curare. Ma è un modo strano di curare. Vabbè. Grazie. Con la mano gialla. Guarda, quello ha appeso, vedi? C'è un po' di... curami. Dai. In cura da Zrminga. Vai, fai massaggino. Io massaggio con il piening, Porca miseria, ancora un attimo, dai, vieni un secondo. Boss demo vuol dire quelle due ali così, vuol dire che sei già stato appeso una volta. Ah, ok. Date liberare sto povero. Aspetta un secondo. No, è dietro. Via, corri. Ma non corre sto stronzo. Ma scusa, liberano quello. Ma hai capito, non corre. Ma questo è un gioco di merda. Cioè, hai capito? Ma perché tutti corrono e io non corro? Occhio qua perché qua c'è L1 cosa e R1. L1, sinistra, Anticipa un po', Ma...
Ah no, ti ha preso in tempo. Potete curare, per favore, grazie. Ma mi curate? Ma scusate, non ho capito. Ma venite. Ma questi giocatori dove minchia sono? No, ma scusate, io ho bisogno di curare, ok? Perché sennò, vedi, questa... vedi, via, mio... via, era lo spettro, eh? Ma lo capisci che io non posso correre? Gocciolo. E quindi ti vede. Come un bambino col moccio. E per qua, è per qua. Abbassati da qualche parte, camperatela lì. Magari non ti vede. Sì, ma ho capito. Sembro... Ah, c'è un armadietto là, c'è un armadietto là. Sembro uno con la diarrea. Tieni premuto R1 che la curi. Si sta ferma. Curami. No, tu devi curare lei. Ma fermati allora. No, ok, ti cura lei, meglio così. E qua, è subito. E qua, scusa. È un attimo che... No, scusa, ma come? Ma scusate. Ma devi anticipare un po', Ma come curo? No, ma come curo? C'ha la faccia... Ma c'è la faccia in una posizione. Guardalo lì dietro. No, vai a fare. Lasciala lì sta troia. Chi se ne frega, tu corri. No. Cioè, che prenda lei. Sono delle armadietti. Quello là è appeso. Sì. Vado a salvare quello là. Salvalo, così lui. Essendo che corre lento per curare, il mostro prende lui. Ah, e tu dici te. Io salvo solo per far inculare loro. Bravo. Con la chicken bocca. Dovrebbe far più veloce. Comunque due sono a terra, Rimanete solo più voi due in squadra. Arriva, scappa. Arriva. Che anche quello vedi come scappa. Perché ho sentito il... Ma è proprio morto questo? Ma che cazzo... Ah no, ah è lui che ti do... Oh Cristo. Ma no, cioè... Adesso se non mi vengono a salvare in cazzo, adesso deve venire il Capitan Findus. Capitan Findus deve arrivare. Perché tu l'hai salvato e l'hai anche curato. Fare il zac, come ti appende. Ma in che senso, scusa? Come me ne esco qua? Ah no, ti ha preso l'anima. Ah, proprio dell'inferno. Mi sa che non esci più. Bel gioco. Molto... Ah, il risultato partita sacrificato. Io sono ma morto. Perché io sacrificato? E allora, allora direi io... che no, è un gioco che ansiolitico. Non vi consiglio. No, ansiolitico. Sì, cioè, ansiolitico senza un senso. Senza un senso è troppo difficile. Ma aspetta, magari, scusa una cosa. Dovresti... Io voglio solo guardare una cosa. Ah, ero inesperto. No, esatto, che magari è modalità principiante on. Minchia. Se metto off, cos'è? Raga, io non... Cioè... Non penso proprio di non aver mai acceso la PlayStation. Ma no, ma... Passi solo il tempo a girare per non farti beccare, punto. Ma no, ma... Sì, ma ti beccano lo stesso. Cioè, non ha proprio un senso logico, perché... Come fai? Quattro generatori ancora, erano tutti appesi a un certo punto. Ma secondo me hai dei superpoteri, perché scusa, fare il ruolo del killer... No, molto difficile. Molto complicato. Questo, guarda, secondo me è carino se ci giochi in quattro amici. Ah, sì, ci può stare. Allora ci può stare, facciamo i sopravvissuti. E magari un altro, il quinto, fa il killer. Sì. Ci può stare. Quello sì. Raga, fatemi sapere se voi l'avete provato, cosa ne pensate di questo gioco. Non è uscito da tanto, è abbastanza nuovo. Quindi sicuramente, sì. Magari molti di voi che state guardando questo video, sapete anche dei trucchetti come giocare questo gioco. Perché noi è la prima volta che lo accendiamo. Esatto, noi non sappiamo nulla. Zero. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E noi come sempre ci vediamo col prossimo appuntamento, sempre alle 14:15.